posso. Chiudi. No, non si posso chiudere. Sta arrivando. No, no, no. Mamma mia, mamma mia. SCP, ma è Five Nights at Freddy's. Io ho paura. SCP Observer. Praticamente è l'SCP, ma con le telecamere. Vediamo, official scenario, intro. Iniziamo. The Modular Site Project. Un po' di tempo dopo l'SCP-106, nocciolina era. Siamo una guardia! Siamo una guardia della zona SCP! Oh! Vedete che posso chiudere gli occhi? Perché posso chiudere gli occhi? Oh, mi caco, mi caco, mi caco! Devo usare praticamente la mia cartina per fare le cose. Praticamente stanno mandando i classe D da nocciolina in questo momento. Siamo nella stessa linea temporale. Facciamo parte della Secure Containment Breach e dobbiamo controllare il generatore, spegnere tutti i monitor, riparare le telecamere che non funzionano. Ok, ok, va bene. Allora, qua ci sono delle telecamere che non funzionano, quindi devo togliere. Bene, queste dovrebbero essere tutte. Poi qua che devo fare? Qua si possono chiudere le porte, ma non devo farlo adesso. Qui non si accende, devo sistemare i server. Allora, ah, la corrente, vedete, c'è il generatore tarocco. No, il generatore funziona bene. E se voglio uscire, la porta è chiusa. Meno male, Pepe Sale, che gli SCP saranno qua a danzare. Ok, ho sistemato i server. Perfetto. Un martellino qua. Ora che ho sistemato i server, in teoria devo premere il pulsante per attivarli. Ok, i monitor sembrano funzionare. Molto bene. Molto bene. Poi mi serve. Devo controllarli con la televisore. Sì. Ok. Posso controllare tutta la struttura SCP. Perché c'è connection lost qui? Stanza di sorveglianza, vedete, ci sono tutti i militari. Bravi, bravi, tenete al sicuro il nostro posto. Qui siamo per sicureggere e scoreggere. C'è un altro foglio qui che dice. Ok, allora qua dobbiamo fare alcune cose per mantenerci in grazia e in stato di salute. Praticamente ci saranno dei casini. Potrebbero esploderci i server, il generatore se usiamo troppo le telecamere. Dobbiamo usare l'energia con parsimonia e mille cose. Veramente. Ok. E anche chiudere le porte se si avvicinano. Vedete, la porta di est e la porta di ovest. Est, ovest, dobbiamo chiuderle se qualcuno arriva da queste parti. Va bene. Sassa, prova, iniziamo. Server room, qua posso controllare se mi sono entrati o se c'è un casino. Qua invece vado nella stanza di sorveglianza. E qua mi vedo. Aspetta, ma ce n'è un altro qui? È un altro sala o c'è un amico? Stanno andando dal SCP nocciolina. I classe D, guardali. Era già successo. Questo abbiamo già vissuto. Quindi forse c'è anche il protagonista di SCP Containment Breach. Oh, melma nocciolina, adesso è uscita. E da lì, e da lì sono usciti tutti gli SCP. Porca trota. Ah, vedi, è uscito il protagonista. Si vedeva poco, ma è uscito. Oh, cacchio. Oh, oh, oh. È chiuso? È chiuso, sono svenuto. Gli incubi stanno arrivando. Scenario 1. Resisti fino alle 6, finché non arrivano le guardie. Oh, cavolo. Power 99%. Oh, santo cielo. C'ho anche altre cose. Oh, SCP-35. Classe Keter. Devo stare attento perché c'è un SCP porcellana. E qui cosa serve per guardare qui fuori? Se sono fuori dalle porte. Ok, va bene, va bene, va bene, dai. Allora, intanto controlla. Mi hanno distrutto la telecamera. Non possiamo più stare da nocciolina. Sono tutte tolte. SCP-012. Qua abbiamo la Tesla e possiamo attivarla. Con uno attivo la Tesla, vedete? Boom! Se uno arriva se la becca nel sedere. No! I miei amici hanno ucciso tutti! SCP-914 sta per uscire. Guarda, tutti morti. Oh, il dottore! Il dottore si sta avvicinando. Però non posso andare in altri punti, quindi in teoria dovrebbe essere semplice. Cosa devo fare col dottore? È sparito! Dove sta andando? Ehi! Ha tolto le telecamere. Oh, Melma. Mi ha tolto. Torna, torna, torna. Torna. È qui fuori? Non sembra che ci sia nessuno qui fuori. Porca vacca, ma si sta avvicinando.
Oh Melma, ma questo mi arriva. Sta andando in giro, un demone, la maschera di porcellana. No, non voi. Non voi. Mi è entrato. Perché sei qui? Questi in teoria non dovrebbero far niente, sono innocui. Quelli erano gli SCP che si mettono avanti. Questo è sempre qua a guardare i morti. Si sta divertendo a trucidare questa povera persona. Oh, un'altra telecamera è stata distrutta. Oh Melma. Ok, ok. Mi si stanno distruggendo di nuovo? Controlliamo. Beh, siamo messi bene, dai, sono le 4. No, cioè, 4 ore mancano. Oh, cavolo, ma sto usando troppa energia. Sto usando troppa energia. Piano, piano con l'energia, piano. Tu mi stai fregando l'energia. Questo qua quando arriva ti frega l'energia. Ma nel monitor, lui è il computer. Non era il computer. Devo ancora impararmi sta cacchio di mappa, ma diventerò... Si è spostato. Si sta muovendo! Ambarabaci, ciccocco. Quanti brutti ce li ho qui. Non sono qui, a posto. Molto vicino, brutto schifosino. Classe Cluide. Qua c'è l'SCP-012, lo spartito di musica che ti fa impazzire. Vabbè dai, finché siamo qui, mai paura, no? 56. E mancano 3 ore. Cioè, io ho usato già metà della mia energia. Qua... Ah, ho due porte. Porta di destra per controllare e porta di sinistra per controllare. Devo chiuderla se li trovo lì. Questo! Oh, schifo. Controlli... ma si sarà... È vicino! Mamma mia, l'SCP porcellana! Porcello! Guarda. È lì che cammina, mi fa un jumpscare assurdo. Ma io sono qua trincerato nel mio bunker. Nel mio bunker bunker. Non potete farmi del male. Chiuderò gli occhi. Se chiudo gli occhi e faccio finta che sia tutto un incubo. Non credo funzioni così. Ancora lì? No, no, no. Si è spostato. Si è spostato. Ok. Vai. Vai, 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 controlliamo le camere perché si è spostato. Palese. Surprise, motherfucker. Boom. Ho chiuso la porta. Ho chiuso la porta. E se n'è andato. Dove è andato? Guarda che è tornato indietro. Ho detto qua non c'è niente da uccidere. Fai bene, fai bene. Via, 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 che puzzi. Perché sennò gli tiro una scoreggia qua. No, ho sentito dei passi. Ho sentito dei passi, ragazzi. Dai, mancano solo 2 ore. No, ragazzi, tu sei uno schifoso e devi esplodere, brutto virus. Devo installarmi un attimo. Manca solo un'ora. Manca solo un'ora e la prima notte di SCP Observer è andata a gonfie vele. È andata super giù. Sono proprio un bravo ragazzetto. La finta fanta. Fuori, fuori, fuori. Sloggiare, faccia di porcellana. Non mi piace la tua faccia, è lurida. Io chiuso, posso anche tenere chiuso. Aspettiamo un po' che se ne vada. Perché questo non se ne vuole andare. Questo non se ne vuole... Ancora qua! Bravo! Taratarata. Ti trollo. L'ho trollato a scoppio. L'ho trollato... Adesso dove torna lui? Dove torna poi? Non capisco dove va. Cammina in giro come un pappone. Proprio... Eccolo là che cammina! Passeggiatina! Sono qua a guardare questa opera d'arte, questo cadavere. Questa è proprio la zona di SCP. Cioè, io per fortuna me ne ero andato in tempo dal gioco vecchio, perché non me lo sarei mai aspettato che ci fosse un uomo di porcellana che mi perseguitava. Mai più. Non guarderò più una tazzina di porcellana allo stesso modo. Mi avete tolto tutta questa cosa. Cosa dice? Sono sopravvissuto! Con la mano, ragazzi, con la mano! Siamo dei bravi, scenario 2. Però light containment qua è più difficile. Però dai, abbiamo imparato. Si è aumentata la zona, vedete? Possiamo vedere altri cadaveri. Test. Beh, in teoria basta tenere d'occhio le porte. Ora chi ci sarà? C'è il dottore? Il dottore si chiama Lombara Bacicico. È sempre lui, che è l'SCP-914 che esce dalla sua stanza. E qui abbiamo un altro SCP che forse fa finta di essere un uomo. Mamma mia, c'è una stanza piena di orrori. Tutte le... La nostra squadra è stata massacrata. Erano venuti a salvarmi, ma sono morti tutti. Oh! Il cadavere è arrivato dal cielo. Come un pacco Amazon. No, però aspetta, cioè, io voglio un attimo... Voglio un attimo capire. Voglio un attimo capire davvero. Sì, guarda sto qua. Sto qua è proprio un ladro. Ladro di energia. C'è un altro SCP. Fammi vedere.
372, deve essere contenuto in una cella. 5x4. Non so, c'è un nuovo SCP ma non lo conosco. Il 372? Devo studiare, ragazzi. Devo studiare, c'è un nuovo SCP. Mi sa che è questo che rompe le balle. Ok, è lì che guarda i cadaveri. Continua a guardare questa bella vista. Proprio lui trae energia. È il prossimo cadavere che vuole guardare il mio. E sta uscendo, vedete, per la sua passeggiatina di osservanza cadaveri. Ma gli altri dove sono? Questo? Cioè, ma... No, qualcuno ha tolto energia. Qualcuno ha tolto energia. No. Ok. 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 Va tutto bene? Salve. Vorrei tirargli una scoreggia. No, ma è già... si è già mosso questo. Questo, guarda, questo cos'è? Ma è vivo! Non farmi del male. No! È arrivato davanti! Ora farà il suo attacco speciale. Ok, dobbiamo tenerci pronti che nessuno mi rubi niente qui, Con nessuno, non vi azzardate. Il gioco è gratis, se volete spaventarvi gratis potete prendervelo. Gli spaventi sono sempre gratuiti. Aspetta che cammina, aspetta che cammina. Prima o poi. Cammina, cammina. Eccolo qua, e te chiudo la porta e te ne vai a fanfuoco. Chissà cosa succede se entro nella porta prima che si chiuda. Ok, ho sentito un rumore. Credo che questo rumore faccia capire che se... No, questo rumore non ha fatto capire niente. Cosa? No, è qui, ok, ok, davanti alla mia porta. Va bene, però ho sentito un rumore strano. Come se si fosse svegliato un maledetto. È ancora qua il tizio. Perché c'è come un finto... No, è ancora qua. C'è praticamente una persona che sopravvive... Cosa è questo? Cos'era quel pollo? No! Tenatore. Tenatore, lasciatemi stare. No, devo chiudermi in fretta. Questo coso... Ma esplodi! È già passato. È già passato. È un pollo. È un pollo! E si è spostato! No, ancora qua. Mamma che brutto! Mamma che brutto! Ah! No! Così qua! Mamma mia! Nuova porcellana mi ha ucciso e mi ha dato pure un obiettivo. Mamma mia, non mi ero completamente... Ha fatto la finta! Studiamoci un attimo gli SCP. SCP punto di domanda ancora non conosciuto e non voglio conoscere. Il 35 viene a manipolare con la sua agenda malefica. Ti attaccherà sempre da est. Ok. È molto manipolativo. Poi 079 ti leva l'energia. Quando arriva, devi togliere via. Ok. Poi che altri ci sono? Punti domanda... l'altro non l'ho sbloccato. Quindi non so che cacchio faccia il pollo. Ok, sono tornato al lavoro. Se non avessi una pistola puntata alla tempia, lo mollerei anche domani. Ma non può. Ma aspetta, sono andato nella heavy containment zone. Mi sa che ho messo una mappa troppo hard. Oh no. Ho per sbaglio messo la mappa troppo hard. Oh no. Ah, dottore. Ah, ok, SCP 106. Perché c'è la musichetta bella? Perché c'è la musichetta bella? Basta. No, è troppo difficile sto livello. È troppo difficile qua. Io non sono pronto. Poi non si capisce. Cioè, il dottore è molto letale. Ti tocca, ti ammazza. E può apparire. Può farti gli scherzoni. Vabbè, mi basta. No! Tutto che si rompe qua. Non pagano. Non pagano manutenzione. Cioè, abbiamo queste cose dall'età della pietra. Lo sapete a quanto è uscito sto gioco? Sì, però hai anche rotto i baboni. Ok. Continuiamo a controllare. Allora, fuori dalla mia porta non c'è nessuno. Mi basta stare attento al dottore, no? Non credo ci siano altre persone. Ma poi il problema è che non lo vedo. E sono tutti... Oh, eccolo qua che cammina. Naso lungo.
Naso di Pinocchio. Che dici tu? I sense the disease in you. Vuole distruggere la malattia. Quindi in teoria dovrebbe venire o qua o qua. Oh no. Oh no, si sta avvicinando. Sta camminando, si sta facendo tutto. Tutto il posto. Ora dovrebbe venire qua perché la stanza è collegata. Oh no. Tu sei una sanguisuga. Devi esplodere. Devo mettere Norton antivirus. Dai, perché fai queste cose, dottore? Lei dovrebbe essere una persona onesta. Lei è un dottore, ha fatto il giuramento di Ippocrate. Mi sta... guarda il ladro, 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 ladro. Dai, mancano solo 4 ore. Solo 4 ore di tormento. Che sta succedendo? Perché? Che devo fare? Cosa devo fare? Hanno attivato la nucleare. Cosa devo fare? Deattivate. Devo disattivarla. È come deactivated. Oh. Oh. Mamma mia, avevano attivato la nuclear. Avevano attivato la cacchio di nucleare. Schifoso. Ma il dottore si caga addosso. Non vedo mai che arriva. Porca vacca, che ansia. Oh, non si... cioè, è come quando devo aspettare una cosa importante per me, ma non arriva mai. Non arriva mai. Oh, ok. 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 Prepariamoci una calorosa accoglienza. Tirate fuori i fucili a pompa, le mitragliatrici e soprattutto tenetelo fuori. Eccolo qua. Buongiorno. L'ho sentito? No, dovrebbe arrivare. Io chiudo. Io chiudo, mancano 2 ore. Senti, lei se ne vada. Ladro. Ladro, ladro, ti ho visto. Sei ancora qui? Cavolo, pochissima energia, dobbiamo giocarcela bene. Dottore, non farmi altro, prego, dottore. Dottore, non sono malato, tranquillo, dottore, sto benissimo. Oggi ho già fatto la visita. Sono andato dal dottore buono, che mi dice che sto sempre bene. Sei andato? Oh, davvero, mi ha ascoltato? Non mi ha ascoltato! Si è messo davanti! E ho solo 9%! Dai, che manca poco! Sei andato magico 7%! Non c'è dottore? Dai, quest'ora... mamma mia, passavano velocissime, ora non passa più. Io non vi sopporto. Un'ora, manca un'ora. Manca un'ora. 3%. 3%, 2%, 0%. Oh, boy, boy, boy. Signori, sono un campione. Me la sono giocata molto bene. Aspetta le 6. Ora è ancora più difficile però. Mi hanno aggiunto un cartellino. L'SCP-096. No. 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 No, quello corre. Dov'è lo 096? Perché? Perché? No, è nella sua camera. È nella sua camera. Oh signore, ma davvero c'è lo 096? Quello se lo guardo, non lo devo guardare. Cioè, se io lo guardo nella telecamera, sono finito. Non lo devo guardare. Cosa devo fare? Guarda come l'ha spezzato. L'ha spezzato malissimo. Lo sapevo che qua è sanguisughe. Ma aspetta, fammi leggere. Quando qualcuno lo vede, anche attraverso la videocamera, non devo guardarlo. Ma non c'è la sua cella. No, adesso ho paura. Dov'è? 096. Non abbiamo la 096. 096 è facile. Basta non guardarlo. Se entra in stanza mia, non devo guardarlo. E se la telecamera, non devo guardarlo. No, qua è brutta. Questa è la peggiore. Questa è la peggiore. Si stanno avvicinando tantissimo. Porca vacca, arrabbiati e non vedono l'ora di sniffarmi.
Mi vogliono sniffare potente. Guardia, lei è ancora viva, brava. Per favore mi protegga. Ho solo lei. No! Sento SCP piangere. È vicino. È vicino. È dentro questa stanza. È nella 106. Oh no, non devo guardarlo. Non devo guardarlo. Porca vacca. Non devo guardarlo, non devo guardarlo. Schifosi. Tutti alleati contro di me, tutti. SCP, non devo guardarlo. Se arriva qua e lo sento frignare, non devo guardarlo. È l'unico modo. Ma è tutto a posto. È qua dentro. Non deve uscire. No! No! S'ha guardato! Non posso. Chiudi. No, non si posso chiudere. Sta arrivando. No, no, no. Vabbè ragazzi, bello, carino, difficilotto, pieno d'ansia. Mi ha scandalizzato questo gioco, nel profondo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se magari volete che facciamo altri episodi dove lo continuo e proviamo a finire tutte le notti. E poi quando uscirà il gioco completo lo faremo tutto. Però divertente, dai, mi è piaciuto molto. Vi ringrazio per la visione di questo episodio e noi ci vediamo a prossime avventure SCP-ose. Ciao ragazzi!